È chiaro, però anche tu come padrone di casa non è che puoi abusare, è perché poi c'è l'abuso di legittima difesa. Un amico mio che aveva un appartamento ha abusato, c'aveva un appartamento abusivo e lui, solo perché aveva subito un furto in appartamento, chissà chi se credeva di essere. È venuto da me, mi ha detto: ah, lo sai che ho subito un furto in appartamento, e io ho detto: te lo credo, perché avevi un appartamento. Se tu l'appartamento non ce l'avessi avuto, il furto non lo subivi. Ah già, pure questo è vero. Allora, cioè adesso cosa devo fare? Cambia casa, gli ho detto io. Ah, è vero, hai ragione, mi ha detto lui, mi comprerò una villa. No, perché esistono i furti in villa. E allora gli ho detto: comprati una baracca, perché non si è mai sentito furto in baracca. No, lui capoccione, mi comprerò una villa, e quello è reato, è istigazione al furto, tu ce lo sai, te ce la compri e allora sei penalmente perseguibile. Tanto è vero, l'hanno arrestato, è andato in galera, poi grazie a Dio con l'indulto è uscito lui, con tanti amici, è uscito, ha fatto il rogito e ci è andato ad abitare. Ora io dico: santo ragazzo, non vuoi subire un furto in villa, non ci andare ad abitare, non ci metti le porte, le finestre, i termosifoni, e quelli vedrai i ladri come entrano, così escono. No! Ha messo le inferriate, i termosifoni, l'argenteria e ci è andato ad abitare. Chiaramente i ladri sono arrivati, no? Quelli quando promettono una cosa poi la mantengono. Non erano ladri italiani, erano ladri stranieri, perché di ladri italiani non ci sono più, che si sono fatti tutti eleggere. E allora i sindacati confederati, i CIS, CIS e CIS, capitanati da qui, qua e qua, sono andati dai ladri stranieri, gli hanno detto: ladri, volete venire a lavorare in Italia 36 ore lavorative col TFR e lo scivolo? Loro hanno detto: se c'è lo scivolo veniamo, ci divertiamo tanto. Benissimo, i sindacati hanno dato lo scivolo e gli hanno detto: mi raccomando, non ci facciamo riconoscere. Loro dicono: no, abbiamo il passamontagna. Sono arrivati questi ladri stranieri di fronte a questa villa, non erano di madrelingua, perché la lingua non la conoscevano, la madre era lontana, erano un po' spaesati. Sono entrati con i Kalashnikov e hanno intimato: Bushna traviesna kotra, zratravosna bratrava kietra, buravra. Questo mio amico, che non conosce la lingua perché è ignorante, la legge non ammette ignoranza, secondo reato, istigazione al furto, ignoranza, al terzo reato scatta la galera. Meno male che i ladri erano padri di famiglia e hanno attappato la bocca. Zitto, zitto, non ti compromette coi sindacati, che qui andiamo in galera tutti quanti. L'hanno nastrato. L'hanno nastrato, l'hanno incaprettato con questo nastro, che poi il nastro era finito, che era mezzo, e gli era rimasta una gamba libera, e l'hanno messo da una parte e hanno iniziato a rubare, in quanto erano nell'obbligo delle loro funzioni. Beh, questo mio amico dall'angolo li ha guardati brutto tutta la sera, che per carità i ladri hanno rubato, ma con un'angoscia nel cuore, come per dire: non si può stare a lavorare con l'occhio del padrone sul groppone tutto il giorno. Per carità, rubare hanno rubato, hanno svenduto la refurtiva, il giorno dopo sono andati ai sindacati, gli hanno fatto l'avvertenza a questo mio amico, e i sindacati, pur di fare un'avvertenza a qualcuno, hanno brindato col brachetto, e questo mio amico è stato denunciato a piede libero, anche perché era l'unica cosa che si muoveva, e gli hanno dato 7 anni per eccesso di sguardo, perché vabbè, ma non puoi guardare una persona con 2 occhi così, è reato. Questo per dire che la legge non guarda in faccia a nessuno. Ora è chiaro che è meglio prevenire che curare. E io come prevengo i furti? Con sistemi antifurto. Prima cosa...